rivediamo volentieri dopo una mattinata meravigliosa in una chiesa meravigliosa che non ho mai visto e che mi ha emozionato come può emozionare solo la bellezza, quella che tocca le corde interiori. Ringrazio la meravigliosa ospitalità che ci hanno dato gli amministratori e un plauso va sicuramente a voi, perché di rado le rappresentanze di un comune sono così preparate. Purtroppo abbiamo sempre a che fare con gente molto ignorante, quindi ci fa piacere quando invece si sente un politico vicini all'arte, perché comunque essere nati qui ci porta il carico di una grande responsabilità, che è quella di essere anche figli, tra virgolette, di Mattia Preti, no? Avendo un padre così importante, io credo che qui ci si senta orgogliosi, come forse accade, diciamo prima, con il nostro amico Bruno, in molti centri della Calabria, in alcuni un po' meno, ci vergogniamo a volte di essere calabresi perché i mass media propongono l'immagine infelice di quello che accade. Poi per fortuna accadono avvenimenti come questi, credo che sia l'unico in Calabria a riunire l'arte delle tre province. Questo è un evento importante, oggi sono 10 anni, un sodalizio che ci vede sempre con la costante dell'amore per la bellezza. L'amore per la bellezza per noi è un discorso un po' ovviamente che attinge sicuramente dai greci, e questa armonia che c'è fra l'apparire e l'essere. Un'armonia che nasce sicuramente dallo stare bene intanto con se stessi e poi con il mondo, un po' come dice anche la bioetica, che è la grammatica dei rapporti fra l'uomo e l'universo, l'uomo e l'ambiente. La mostra di Mattia Preti non può che emozionarci. E visto che mi occupo di poesia e che rappresento il gruppo di Cosenza, per lo più noi siamo più poeti che figurativi o artisti, mi ha colpito per due motivi. Intanto perché è stato inevitabile, dottoressa, è stato inevitabile fare un'associazione immediata, cioè vedere un quadro di Preti, vedere quel crocifisso, quel Cristo meraviglioso, vedere così l'assonanza con Caravaggio, è inevitabile, dal buio alla luce, e per i poeti dal silenzio alla parola. Questo è l'ossimoro che mi ha subito fatto pensare a un linguaggio che si riflette e si ritrova poi negli altri linguaggi, perché questo, ognuno cerca una forma di verità oppure cerca una forma di risposta. Gli artisti che cosa chiedono in fondo? Al mondo non chiedono nulla, gli artisti lanciano un dubbio, lanciano una sfida. Quest'anno ci è stato chiesto di portare delle opere e io fino alla fine mi chiedevo che cosa potrei portare, perché io, mi piace sempre dire che la mia è poetica, po.etica, cioè una poesia che può essere indignata, arrabbiata, ma deve dire qualcosa, altrimenti la tengo nel cassetto. Deve essere non solo una poesia intimista, deve essere una poesia che dice agli altri: guardate che stiamo facendo qualcosa che forse non va, non è detto che tutte le nostre scelte siano ottime. E allora ho voluto portare il mio lavoro di ecopoesia, la plastica. La plastica che abbiamo visto un po' dovunque ormai, ha distrutto il mondo, l'habitat marino, l'ambiente, ci sta sommergendo. Quindi le visioni che abbiamo davanti non sono affatto felici, perché se è vero che qui abbiamo tanto verde, in altri luoghi del mondo c'è il nulla. Il nulla è, a volte mi verrebbe voglia di dire, vogliamo scavare un po' che cosa c'è sotto le nostre campagne, andiamo a vedere cosa c'è davvero. E chissà quante cose brutte vengono fuori, quanti rifiuti pericolosi interrati, e noi facciamo finta che tutto vada bene. Non va bene. Allora l'arte fa anche questo, l'arte denuncia, l'arte parla del bello, ma deve anche dire quando le cose non vanno, perché davanti a un'opera bella noi ci sentiamo bene, questo è. Cioè, un'opera bella ti fa stare bene, ti concilia col mondo, con l'universo, ti fa dire: ecco, la parte migliore di me è questa, è nella musica, è nella pittura, è nella poesia. Poi c'è una parte dell'uomo che è dentro ognuno di noi, nessuno è scevro da. Noi nasciamo con quella indole buona e cattiva, la dualità è in ognuno di noi.
E questa dualità, durante il cammino, a seconda un po' dell'ambiente in cui nasciamo, delle persone che frequentiamo, cambia, si prende una direzione, o si va verso il bene o si va verso il male. E l'intelligenza, il bene costruisce, la stupidità e la cattiveria distruggono. Quindi abbiamo il dovere di trasmettere questi saperi, questi nostri valori, perché voglio dire, non è che ci sia ormai tanta gente disposta a credere nei valori, perché li abbiamo distrutti, dobbiamo ammettere il fallimento che è stato. Il nostro periodo storico probabilmente è uno dei più difficili. E io ricordo sempre da bambina, erano gli anni 20, diciamo, comunque era un periodo in cui sognavamo, c'era il momento delle vacanze, le speranze, c'erano le speranze, che la parola speranza è bellissima. Oggi se chiedete a un giovane che cosa speri, se ti guarda disperato, cioè non ci so perché, sono crollati i miti, sono crollati i valori, la politica non ha più riferimenti. Non ne ha, perché non ne ha? Perché quelli che sono adesso nel mondo della politica non hanno una storia, non hanno alle spalle figure rappresentative importanti. Io ricordo quando si criticava tanto Andreotti, proprio dicevano, sì, ma Andreotti legge 4 libri al giorno, uno Spadolini, un Fanfa, cioè abbiamo avuto figure importanti, di spessore, che era un piacere dire, vabbè, lo ammiro, lo ascolto. Oggi che cosa ascoltiamo? Oggi ascoltiamo solo litigi, la gara che arriva prima, il modello per i giovani è decaduto perché è un modello importato e rappresentato dalle TV medie, mediocri, diciamo così. Quindi se vuoi vedere qualcosa di interessante e vuoi pensare, non puoi che affidarti all'arte, l'arte della scrittura, l'arte della pittura. A volte ci dicono voi siete matti, siete strani, può darsi, ma abbiamo ritagliato la nostra oasi, un'oasi che ci rende, come dire, ci lascia indenni, lascia fuori dalla porta quello che ci fa male. E per me il mio viaggio è la poesia. Molti di voi hanno già ascoltato il mio poemetto Sono la mia terra. Il nostro professor Livotti suggerisce di leggerla per farla sentire ai nostri padroni di casa. Ma prima vorrei dedicare un piccolissimo saggio a quello che è per noi l'arte. L'orrore dei reietti ha sancito la vergogna umana. Se essere nati altrove è oltraggio, allora sono nata ovunque. Non abbiamo scelto da dove e da chi venire. Impudente chi mette un confine e dice che i miei occhi sono verdi o gialli, sono figlia dell'arte e viene dal mondo. Non ho altri padroni. Con una figura che voi conoscerete, Teresa Cordopatri, la nostra baronessa, che insomma ha avuto a che fare con la bella gente, che all'epoca scrissi sulla Gazzetta del Sud una poesia a favore, perché si può anche essere dalla parte del bene attraverso la propria azione, mettendoci la faccia, le parole, no? Allora, questa è una poesia che io ogni anno ripubblico aggiungendo qualcosa. Quindi quest'anno sono qui a Taverna, probabilmente nella prossima uscita, uscirà a fine mese il mio nuovo libro, inserirò anche Taverna, perché ho visto che cosa mi ha suscitato Mattia Preti. Ed il mio viaggio nella Calabria parte così. Entro nelle viscere della mia terra, io sono Tommaso Campanella, gli strappi di Mimmo Rotella e l'allegra Tarantella, Cassiodoro e Bergamotto d'oro, l'inganno di Corrado Alvaro, l'armaguzza dell'ironia, calabresella mia, sono il brigante, lo spirito errante, il piccante di diamante, la lucertola sulla pietra rovente, la discarica avvilente, la speculazione filosofica, il tesoretto di De Luca, la poetica e l'etica, sono la pete mistica di Serra San Bruno ascetica, lo sguardo che ingloba i tre mari, a San Giuseppe i pagliari, la cucina dei due mari del rinomato Enzo Barbieri, sono l'ostinazione, l'emigrazione, la valigia di cartone, l'abitino cucito a protezione, fiori d'Italia, ci disse Platone. Sul lenzuolo di Locri sono l'illusione,
E adesso ammazzateci tutti, della nuova generazione. Il fico d'India e il clementine, Sibaris, in rovine. I versi di Michele Pane, l'isolamento in mare. La rabbia che si fa sangue. La stazione senza treni che langue. I bronzi di Riace, la firma dei Versace. Le sculture di Francesco Ierace, le rime di Ciardullo da Pedace. La Spromonte e i suoi segreti, la memoria di Antonio Scopelliti. Sono il cielo azzurro e l'estate, Girolamo De Rade e Calete. La montagna e il mare, il politico di turno e il malaffare. Io sono l'ulivo secolare, Gioacchino da Fiore. Il paesaggio morale e immorale, nella tasca il pezzo di sale. Sono l'antico imponio di Era, la Cina e il Tempio. L'aria odorosa in questo paese di aranci per calogero. Il nero della liquirizia e del lavoro vero. Sono la rosa nel bicchiere di Costabile, il crati prosciugato e il coscile. Sono il morso della speranza e la capacità, della resilienza. Sono il saluto a Cosenza di Francesco della Valle che il foglio inonda. Nobili città, calchierocrati in sponda, siedi e superbi all'aure, ergi le mura. Io sono questo e sono la mia terra amara. La visione di Telesio della natura, il profumo di Zagara, il teorema di Pitagora, l'invisibile che elabora, dell'andrangheta la fiaccolata, il cemento sulla costa mangiata, la discarica profumata, la cipolla di Tropea rosolata. Sono il fascino della Sila e il furbo che salta la fila, l'amministratore scaltro e i giganti del fallistro. Sono il pizzo ricamato e il pizzo malfamato. La leggenda e il mito, il codex purpureus rossolensis miniato, la giustizia e l'ingiustizia, mi nutro d'orgoglio e dignità, ma non basta. Sono gli smottamenti, il terremoto che devasta, sono la saggezza, la preghiera di Evolo Natuzza, il sogno e l'attesa dell'infamida Cordopatri Teresa. Sono la 106 imbastita, asfalto con la lista di nomi scolpita, la lentezza della vetturina, la cicala canterina, la chitarra battente che intona lo stornello regino il rispetto cosentino. Sono figlia della mia storia, il mio primo nome voi lo sapete, è Italia. Sono il ponente che la fa in vita, San Francesco di Paola l'Eremita, il divino altare della Cherubita. Io sogno un lupo mannaro e a notti natali mi trasformaro. La poesia di Corrado Calabrò e la Gambaria che decantò. Sono Mattia Preti e Escanez di Reggio, la sfida e il civile coraggio. Sono Domenico Milelli con le sue orme, il paese che giace e dorme, dorme, dorme. Il sorriso nel melodramma, le canzoni di Mino Reitano, il respiro di Nossi Detteano, un terreno e più di Rino Gaetano. I popoli che ci hanno valicato, nutrito e derubato, Vincenzo Padula e le rivendicazioni, gli addii di Umberto Boccioni, la controra che scivola fra le strade, Don Ubaldo l'enigmatico e le tavole di Zaleuco. Sono la Calabria con 3B, quella che aspetta l'egalità che si è ristretta. Alla fine del viaggio io sono tutto e sono niente. Sono l'anima della mia gente. Siedo muta sulla sponda dell'Ionio e attraverso i campi di grano nei tramonti d'estate, sfiorando gli aghi di sole, sento sulla pelle il lasso fresco e guardo l'orizzonte istoriato, me ne sto in silenzio, assaporando la luce, onorando la terra, i colori, le ginestre, i papaveri. Quando la notte descriverà le ore di questo splendido astrale, io sorriderò alla luna appesa lassù, perché capirò di essere felice. Io sono la mia terra, cioè come per dire che ognuno di noi altro non è che questa sedimentazione del tempo e che è la memoria in fieri, perché è lei stessa
prima riferiva, di aggiornare questo io sono la mia terra in base a quelle che sono gli accadimenti, le occasioni che arricchiscono il nostro patrimonio umano, intellettuale e perché no anche affettivo. D'altra parte, le problematiche del nostro tempo, se noi viviamo in un periodo di contaminazioni e contaminato, occorrono momenti come questi per riflettere e per pensare che magari andando a taverna riusciamo a spaginare un libro di storia dell'arte che abbiamo studiato nei nostri anni giovanili e che naturalmente troviamo proprio dietro la porta di casa e non magari andando a Malta, perché anche quello sono anche luoghi un po' da sfatare, perché è vero che la cultura a volte è proprio vicino a noi, basta toccarla, basta sentirla, basta esplorarla. Marisa Scicchitano è naturalmente la terza della triade che compone questo evento regionale. Chi è Marisa Scicchitano? Ha festeggiato da poco 10 anni nella Galleria Zeusi di Catanzaro per la sua passione, per questo suo spirito partecipativo, essendo un punto di riferimento in quella di Catanzaro e Catanzaro Lido, con il gruppo, con l'associazione Arte Club Accademia e con la Galleria Zeusi. Dunque ha in questi 10 anni di attività di galleria, ma la sua trentennale attività come artista, ha cercato un po' di rinnovare quell'humus e quel tessuto storico-artistico un po', come posso dire, legato probabilmente non tanto al contemporaneo. Ecco perché le sue sperimentazioni in questi ultimi anni hanno sempre riguardato veramente degli omaggi alle grandi. Per esempio, uno tra gli altri è stato l'omaggio con la storia del cappello di Marina Riva di Meana, in cui ogni artista ha raccontato in un semplice cappello quello che è stata la fine di un'epoca e di un, non di un periodo consumistico, ma di un periodo in cui il senso del decoro, l'eccesso e la stravaganza e il genio diventava, ecco, emblema e decodificazione di una donna, di un essere femminile. Ma tantissime altre manifestazioni hanno un po' caratterizzato questo suo io narrante, essendo anche lei stessa, come artista, come pittrice, una referente a livello nazionale del dinamismo cosmico. Il 20 agosto Marisa festeggerà il suo incontro con la pittura con una mega personale presso un'importante struttura espositiva regionale calabrese, che è il complesso monumentale del San Giovanni, con proprio una personale che riunisce il suo operato. Ci sarà anche un catalogo che sarà curato per questo evento. Quindi do la parola alla nostra Marisa. Buonasera, grazie intanto di essere qui. Per questa presentazione veramente bella, interessante, che veramente mi commuove. Ringrazio il sindaco e l'assessore alla cultura che sono stati disponibilissimi quando io ho espresso il desiderio di, assieme a Giuseppe ovviamente e a Laura, festeggiare questa 10ª edizione della messa degli artisti qui nella cittadina di Taverna, e quindi le ringrazio sinceramente. Quindi quest'anno, come diceva l'assessore di Bordo, l'assessore alla cultura e il sindaco Giuseppe, festeggiamo i 10 anni della messa degli artisti qui nella cittadina di Taverna. E la graziosa cittadina che ha un'importanza notevole dal punto di vista artistico, perché come sappiamo tutti, lo ripetiamo da stasera, lo stiamo ripetendo 1000 volte, è datato i natali al grande artista Mattia Preti, un artista del 600, che ha lasciato delle opere veramente importanti. Ma c'è da ricordare anche il fratello Gregorio, dal quale Mattia
ha preso i primi insegnamenti dell'arte pittorica quando si trasferì dalla Calabria a Roma. Questo di oggi è un'occasione per creare collegamenti reali con tutta la Calabria, una manifestazione che aiuta a riscoprire l'arte come vie privilegiate verso l'assoluto, come via della bellezza. È stata ripetuta anche mille volte stamattina nella chiesa con Don Maurizio, anzi ringrazio anche lui perché è veramente una messa veramente solenne, proprio bella, interessante, veramente è entrata veramente nei cuori, penso, di tutti i presenti. È come espressione della meravigliosa realtà di Dio, perciò strumento prezioso per aiutarci a cogliere il tutto nel frammento, il finito nel finito, Dio nella nostra storia. Tutto questo suscita in noi il sentimento del bello, puro ed autentico, tanto da avvertire la reale presenza dell'Altissimo. La bellezza è intorno a noi, nelle persone, nelle arti, e può essere strumento di misericordia, narrazione della contemporaneità. Questo è quanto hanno sostenuto principalmente migliaia di artisti e letterati della storia. La mostra di oggi rappresenta il nostro essere, ogni artista infatti ha espresso la propria opera, nella propria opera qualcosa di se stesso, anche a parte le opere che sono state presentate, anche nel pannello che abbiamo, che io stesso ho realizzato, rappresenta una chiave, la chiave di basso, che sarebbe infatti l'arte è anche musica, anche poesia. Abbiamo sentito poco fa la nostra poetessa, è stata grande, veramente il plauso è stato veramente meritato. E quindi qualcosa che cessa di appartenergli, proprio a partire dal momento in cui, avendolo donato nella sua opera, creandolo, lo perde, se ne distacca, lasciando in essa un po' della sua essenza. La creazione artistica, pertanto, da questo punto di vista è un dono, un atto d'amore, come avviene per un padre ed una madre che danno alla luce un figlio. Così l'opera d'arte, espressione dell'artista, esprime la sua stessa anima e il suo essere. Per questo motivo essa rimane eterna, persistente all'esistenza dell'autore in quanto espressione di ciò che non muore, la sua anima, come il nostro Mattia Preti, non è morto, è con noi attraverso le sue opere. Oggi osanniamo l'arte del Sud ed è lecito approfittare di questo momento per ricordare altri grandi artisti calabresi, come Umberto Boccioni e Mimmo Rotella. Ricordo questi, però ho visto che ce ne sono veramente tanti, tantissimi artisti calabresi che non conosciamo, ma che la mia intenzione è quella di approfondire questa ricerca, veramente. Mi piace, vorrei proprio coinvolgere anche gli artisti e dare loro questa opportunità di andare alla ricerca di questi artisti sconosciuti della nostra Calabria, della nostra bella Calabria. Allora, Umberto Boccioni è esponente di spicco di quel futurismo che con l'idea di rappresentare visivamente il movimento e la ricerca sui rapporti tra oggetto e spazio ha influenzato fortemente le sorti della pittura e della scultura del XX secolo. Mimmo Rotella invece comprende che il mezzo pittorico non è più un mezzo adatto all'espressione della sua poetica e invece quella che invece trova nella scoperta del manifesto pubblicitario. Rotella preleva dai muri di Roma e incolla sulla tela pezzi di manifesti strappati per strada, rielaborandoli poi in studio, adottando il collage dei cubisti e contaminandolo con elementi adottati da una matrice informale vicina Arf e Flutler e con i ready-made dadaista. Diventa così l'ideatore del collage. E allora mi domando, cos'è l'arte? È quell'orizzonte che ogni artista aspira a raggiungere, l'infinito, cioè non c'è limite, ognuno si esprime, non c'è. Giusto?
stiamo per concludere con un momento legato alla poesia, ma prima di andare a vedere la mostra, magari vedere anche qualche altra cosa qui a Taverna, se ci riusciamo, magari vediamo di vedere magari qualche chiesa, perché il patrimonio è tantissimo. Io vi vorrei invitare a questo. La mostra di oggi ha per titolo Sud Arte, come per dire che esiste un movimento di artisti non sovranista, tanto per essere, ma che parte via Sud e che promuove quella cultura del fare e quella formazione che avviene presso i centri di alta cultura artistica, che dovrebbero essere i centri artistici e le accademie di belle arti. Artisti che non sono collegati da un unicum, per cui voi vedrete differenti momenti descrittivi in cui una cosa è certa. Convive il linguaggio del paesaggio, dell'architettura, ma anche il linguaggio della figura. Maesa prima vi parlava di una chiave di basso. Allora, che cosa è accaduto? Noi abbiamo chiesto agli artisti di dipingere, rimanendo fedeli ai propri stilemi, alla propria figurazione, a un vero e proprio tasto rettangolare, dove l'immagine si sviluppa dall'alto verso il basso in verticale. Ne sono usciti più di 40 tasti di artista, 27 anzi, perché sono diciamo, quelli che hanno aderito a questa operazione rispetto al numero degli artisti, e questi rettangoli sono stati montati l'uno accanto all'altro, ricostruendo la figura della classica, appunto, chiave di basso. Quindi un fenomeno di installazione, cioè l'opera dove ogni artista rimane riconoscibile e fedele a se stesso, ha riprodotto in una micro porzione di superficie di immagine di spazio quello che è il suo messaggio, dove stranamente rispetto ai quadri grandi che vedremo, ciò che emerge è più una stilizzazione surreale in cui scompare un po' la figurazione e appare, come posso dire, quel grande magma che è il colore, che è il cromatismo, ricostruendo poi questa musicalità di questa composizione particolare che tra poco poi vedremo in questi interessanti corridoi. Mentre accanto a questo grande pannello in cui vi è questa installazione veloce e dinamica, vi è appunto la classica pittura che ci dà l'idea della forma che passa, perché passa, perché diventa poi patrimonio esclusivo della tela. E dunque anche l'artista esprime nella tela quel senso di profondità che la vita contiene. Io prima di concludere e passare la parola praticamente alla poetessa che vi presenta poi tra poco la nostra Anna, vorrei fare venire qua un attimino, in modo che voi vi vediate, gli artisti che sono presenti, che espongono a questa mostra. Magari io li nomino tutti, poi chi è presente può avanzare. Sono Lia Antonini, Rosa Barberio, Carolina Battistion, Cristina Benedetto, sì, avanzate, e poi abbiamo Mirella Bruni, Pierfilippo Bucca, Pina Calabro, Daniela Campicelli, Maria Teresa Gereto, Maria Curatolo, Ornella Cicuto, Graziella Collistra, Nicola De Luca, Angelo Di Diego, Vincenzo Elia, Maurizio Fuginiti, Mimma Gallelli, Anna Lauria, Adele Leanza, Carmen Liz, Francesco Logoteta, Manuela Lugarà, Ileana Mauro, Angelo Meduri, Santina Milardi, Anna Palermo, Grazia Papalia, Wilma Pipicelli, Domenico Pullano, Toni Ragona, Raffaele Santoro, Marisa Scicchitano e Gabriella Sestito. Qualcuno naturalmente è andato via perché aveva dei problemi. Sono loro che hanno aderito e che hanno accettato di partecipare e di rappresentare la Calabria dell'arte. C'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa a quello che è stato detto? Cristina. Magari ecco, vieni così, più facile, e puoi guardare il pubblico. Ok, buonasera a tutti. Io sono onorata veramente di essere qua. Sono onorata perché sono una calabrese
Vivo per la mia Calabria, per le sue bellezze, i suoi colori e le sue tradizioni. E quindi nei momenti in cui diversi campi spaziano affinché tutto possa crescere, per me è motivo di grandezza. Quindi veramente sono emozionata, anche perché aver partecipato come un tassello a questo bellissimo mosaico mi rende immensamente felice. Grazie. C'è qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa di voi? Sono calabrese di adozione. Appunto, maggior ragione. Sono felice di partecipare e mi sento mai parte della Calabria, per cui vi ringrazio tutti quanti. Bene. Io sono calabrese per adozione, anche se ormai mi sento più calabrese quasi che catanese, perché ho vissuto più qui a Reggio Calabria piuttosto che a Catania. Io veramente sono rimasta molto sorpresa, benevolmente sorpresa, per la bellezza dei quadri che ho potuto ammirare oggi al museo. Sono veramente stupendi, non conoscevo tanto, ecco, questo pittore Mattia Preti, e ne sono rimasta ammirata veramente. Complimenti per la Calabria, che ha un esponente veramente della pittura abbastanza importante. Grazie a voi artisti, potete prendere posto, così ci trasferiamo da quella parte, ma prima di trasferirci, prego Anna. Allora, volevo dire che intanto ho avuto il piacere giù in sala al museo di ammirare un'opera delle artiste che io adoro di più, un'esperta, una grande esperta di poesia visiva, cioè Mirella Bentivoglio, e mi ha fatto molto piacere, così come le opere dell'amico Mario Parentela. E nella mia associazione Aglaia ci occupiamo di arte e cultura, ma forse siamo state veramente, siamo solo donne, e lei, la nostra amica Maria Curato, è una delle fondatrici. Abbiamo realizzato qualcosa di unico, forse potrei anche azzardare al mondo, e cioè il museo, poi insomma il nome suo è favoloso, il Museo delle Clementine. Ed esiste a Corigliano, area di Corigliano Rossano, ed è un museo dedicato al clementine, il famoso, no, frutto che molti lo associano al mandarino, ma è diverso, e c'è tutta una storia che abbiamo costruito intorno a questo frutto, ma abbiamo inserito anche le poesie, quindi abbiamo un discorso di museo a 360 gradi. E proprio la nostra amica Maria Curato, che è appunto fondatrice di questo museo, ha portato anche lei delle opere qui che vedrete dopo, si occupa con me di poesia visiva, eccetera, e vi vorrà deliziare con una sua creatura. Colgo l'occasione che è la festa della mamma, per cui è una poesia dedicata alla maternità. Diario di bordo. Lo senti forte il cambiamento che ti scuote dentro. Il cuore batte forte, di più. È stato un attimo, è stato un tuffo nel grande mare dell'amore. Ti prende per mano e ti accompagna per sempre il giorno che ti cambia la vita. Nel vorticoso ricercare la strada, accade che ti ritrovi un diario di bordo su cui scrivere le più belle pagine della vita, un inizio che imprimerà le sue radici nel terreno fertile del per sempre, una tacita intesa tra il mio e il tuo che diventa nostro in uno sguardo che ascolta e un sentire che vede, tu diventi mamma. Si è capito, come dice Voltaire, che dobbiamo giudicare gli uomini più dalle loro domande che dalle loro risposte. Questo credo sia fondamentale. Prima di andare di là,
io chiamo la vicepresidente delle Muse, l'avvocato Francesca D'Agostino, per un saluto e poi consegneremo il riconoscimento. Prego Francesca. Buonasera a tutti, ringrazio di questa bellissima giornata, l'organizzazione di giornata, chiaramente il sindaco, l'assessore, dei rappresentanti delle associazioni culturali che insieme appunto alle Muse hanno reso possibile questo evento. Un evento che veramente è di importanza particolare e di grande pregio nella nostra regione, perché abbiamo già detto, sono 10 anni che questa giornata appunto si riproduce e devo dire che ovviamente il concetto di cultura, di arte non può esaurirsi in 10 anni, ma necessita di un continuo arricchimento, anche perché per quanto mi riguarda l'arte è lo strumento attraverso il quale si esercita e si esplica la sensibilità di ciascun soggetto, tanto degli artisti che riescono appunto a rappresentare l'arte attraverso le loro poesie, attraverso gli scritti, attraverso i poemi, attraverso le rappresentazioni grafiche, tanto per ciascun altro cittadino che deve rappresentare l'arte e la sua sensibilità attraverso ciò che quelle che sono le proprie competenze personali. Ora, in questa nostra terra così martoriata c'è un gran bisogno di arte. Arte a tutti i livelli. Come lei diceva poc'anzi, appunto l'arte che ripercorre i colori e che comunque sappia anche infondere i valori della nostra civiltà, partendo dalla civiltà cittadina e contadina per arrivare a quella poi maggiormente rappresentativa degli scrittori, dei poeti, dei pittori come Mattia Preti. Io non sono un artista, sono una pragmatica perché mi occupo di diritto e posso dire che però in questa nostra terra tanto criticata c'è un concreto risveglio. Ieri per esempio a Reggio c'è stata una giornata molto importante praticamente alla legalità e praticamente il tribunale ha aperto le sue porte nella giornata di Civitas e quindi è stato un evento veramente molto importante e significativo poter vedere i ragazzi accedere ai tribunali, essere messi a contatto con i magistrati che si sono resi loro tutor quasi nel rappresentare le dinamiche del processo penale, nello spiegare quelle che possono essere le conseguenze di alcuni percorsi pericolosi e comunque appunto far capire che il concetto di legalità è molto prossimo a ciascuna nostra azione e non più fumogeno come invece si è pensato nel passato. E questo offre alle nostre latitudini, ai nostri paesi così fortemente compromessi, perché purtroppo qui abbiamo rappresentanza di ottima politica, però purtroppo sappiamo che non sempre è così, a nostro danno, semplicemente a nostro danno di persone per bene, di cittadini volenterosi e capaci di essere se stessi in ogni contesto, sappiamo quanto è importante diffondere il concetto positivo dell'arte che, ripeto, si esplica in tutte queste forme, tutte queste accezioni, quindi non soltanto pittura, scrittura, poesia, ma anche fatti concreti, cioè condotte che sono poi quelle dell'uomo. Vorrei concludere dicendo una cosa prima di consegnare il riconoscimento. Abbiamo iniziato con un po' di ritardo perché sapete che quello spirito di curiosità dei luoghi ci porta poi a conoscere nuove realtà e proprio per quel piacere dell'arte, per quel piacere di gustare la bellezza dei territori, prima siamo stati casualmente appunto l'amico Carmine Musteri che ha seguito per la Gazzetta del Sud che rappresenta questa zona, questa fascia di territorio, diciamo oggi anche il Quotidiano del Sud ci ha dedicato una pagina e anche la Gazzetta, mentre appunto venivamo abbiamo avuto il piacere di conoscere il dottore Gironda Veraldi, perché io avevo parole entusiasti nei confronti del palazzo che proprio si trova uscendo da qui sulla destra, un palazzo dalle bellissime
architetture tardo seicentesche e che naturalmente immaginavo all'interno. Detto fatto, perché questa passione delle dimore storiche, come avete visto, fa parte anche della nostra, non solo di Merito TV, con cui abbiamo curato questi special dal titolo Casa Reale, dove abbiamo visto in lungo e in largo le dimore storiche della città di Reggio Calabria e della provincia, ma abbiamo avuto il piacere di visionare all'interno questo palazzo, che guarda caso la famiglia, e credo che ha fatto un applauso perché sono delle belle cose, ha donato all'amministrazione comunale complimenta tutti i. Allora, il custode della storia familiare è appunto il dottore, il custode dell'amministrazione, l'assessore, che naturalmente ci ha guidato pure lei, però da amministratore, non da, diciamo, nel senso che prospettava e faceva vedere quello che è il futuro prossimo, sicuramente, di questo bellissimo palazzo. Siamo affascinati dalle realtà dei palazzi, perché sapete bene che il palazzo di D'Agostino fa parte dell'associazione di Dimore Storiche, ma abbiamo anche Marinella Malgeri del Palazzo Malgeri di Bova Marina, quindi siamo affascinati da questa storia e abbiamo visto poi come, se la politica è buona e sana e vincente e convincente, poi si riesce a restituire alla pubblica fruizione in realtà come questo palazzo, che non ha perso la sua identità, perché brani murali del 600 ancora si vedono con gli affreschi, e che ci auguriamo di ritornare magari anche con gli arredi, perché ci diceva anche che anche qualche arredo è stato consegnato all'amministrazione con la clausola di essere inserito all'interno di questo percorso in FIERI che noi abbiamo visto in fase di costruzione. Allora, io ora scendo brevemente per consegnare gli attestati, lo facciamo consegnare ad Anna Lauria dalla vicepresidente, il nostro piatto che storicamente riconosce da appunto il ricordo di questo evento. Sì? Io faccio la collezione ormai e ci tengo tantissimo, ci auguriamo ancora fra 20 anni di essere tutti insieme. E poi lo consegniamo alla nostra Marisa Cicchitano. Prego. E poi lo consegniamo all'assessore con un bellissimo libro che è Febbea, che è una serie, una collega giornalista Marina Crisafi, che ha riunito i miti e i misteri e le leggende di tutta la Calabria. Grazie. Grazie. Veramente vi invitiamo al ritorno a quello che è. Perché no? Le che non avete potuto ammettere. Naturalmente al primo. Primo cittadino, al sindaco, grazie. Ovviamente sì, da parte nostra c'è pure un omaggio, ce ne sono più pochi pure. Uno è la collezione permanente di arte contemporanea che è nel nostro museo. Questo è il catalogo del confronto Guercino Mattia Preti. Questo per adesso abbiamo solo questa guida, però a fine mese sarà pronto il catalogo, che poi sarà oggetto anche di un importante convegno, dove già da adesso siete invitati, se lo volete, sì, a partecipare, alla presenza anche di docenti dell'Università Orientale di Napoli, quindi questo è solo il pieghevole. Poi da qui a breve sarà cura mia farvi recapitare anche il catalogo. Bene, grazie, ci facciamo una fotografia tutti insieme. E naturalmente ci facciamo un'ultima fotografia.
attimino che anche la macchina inizia a rallentare. E agli artisti alla fine poi della mostra daremo gli attestati, quindi avremo anche questa cosa. Marisa? Sì, un attimino, Marisa. Voce. Le piastre di zinco vengono stampate a mano. Ogni stampa è l'originale. Questa è una stampa d'autore e sono le ultime stampe che vengono fatte e rappresenta un particolare di una mia opera, Luce, in particolare da un bambino, facendo l'estica, facendo la mano della mamma. Io ho avuto modo di conoscerla pure nella veste della persona che ha allestito da sola la mostra, quindi ho anche una volontaria di tutti voi. Io ci vengo da qui, Parlava di ecopoesia e il segno della raccolta, perché sono eterno, è
certo sono un'opera d'arte. E questa piccola busta, che altro non è, che è una micro, no, un micro contenitore di parole e al tempo stesso di denuncia, quella denuncia che in effetti la fa diventare un semplice raccoglitore di plastica, come per dire, solo nel momento in cui noi riusciamo a raccogliere qualcosa che non va alla nostra salute, solo così ci potrà essere questa igiene, anche questa ecologia del seggio. È interessante il discorso di voler riscatolare volutamente questa icona. Naturalmente io riconosco Ornella Cicuto con questa sua visione al femminile di queste donne che dormono nel sogno della pittura, perché naturalmente vi è questa femminilità sempre innata che le circonda con questi richiami sia naturali che floreali, che diventano poi l'esaltazione dell'elemento femminile. E poi Wilma Ripigelli che fa questo richiamo praticamente non solo a Mattia Preti, ma anche naturalmente all'idea dell'anfo, che nel momento in cui praticamente viene descritto il momento della lapidazione appunto di Cristo, questo lampo crea questo squarcio mettendo in evidenza il senso tragico descritto dallo stesso Pascoli. Poi Pier Filippo Bucca e le sue donne idealizzate con l'aerografo, il polimaterico di Pina Calabrò, e poi il senso di queste agami mediterranee di Daniela Campicelli, il paesaggio architettonico, l'architettura che ci circonda per Santina Milardi, e poi un'opera della nostra Marisa Cicchitano dove ancora il suono e la musica si contaminano con questo segno simbolico applicato, e che diventa poi esaltazione della parola, quindi il swing, la musica che poi contamina nel processo il figurativismo. Ancora Maria Curatolo, vedete, parlavamo di questa poesia visiva dove la superficie altro non è che questa sabbia, no? Questo polimaterico applicato e questa rete che trattiene la parola, cioè come una rete, un elemento povero, poi diventa contenitore di che cosa? China restavi mentre dita, ago e filo intrecciavano maglie di rete. Naturalmente il filo d'Arianna potrebbe essere uno dei richiami di questo voler intrecciare in questa rete. La cosa molto bella, vi invito a guardare, è questa bellissima chiave di basso. Guardate, sono delle piccole, poi io la posso cacciare una per fare vedere il modulo, cioè l'unità di misura che naturalmente è stata data a ognuno, dove ognuno ha rappresentato il proprio mondo. Nel mondo pittorico di tutti emerge che cosa? La fantasmagoria, cioè il discorso un po' chimerico dei colori, per cui io posso ritrovare il figurativo, per cui io posso ritrovare il simbolico, per cui io posso trovare ancora una volta la parola, o la parola che diventa naturalmente geometrismo, che diventa dinamismo, che diventa colore, che diventa che cosa? Le nostre bellissime rocce, come in questo caso della nostra provincia di Reggio, così come potete ritrovare i volti di cui parlavamo, le striature di colori, un floreale surreale. Però che cosa avete visto? Avete visto come anche un semplice tessuto dell'area greganica diventa messaggio che viene mediato poi da una semplice tavoletta, per cui non si capisce dove finisce un messaggio e dove inizia l'altro, perché c'è sempre questo trend union che poi termina con questo spartito. E naturalmente quello che ha descritto il senso del vivere di Anna Laurea alla fine conclude con questo vero e proprio pentagramma che esalta poi questa chiave di volta. Continuiamo a vedere le opere. Ileana Mauro,
Quindi la visione dell'essere uno, nessuno e anche della specularità dell'immagine vista dall'alto, dei due profili laterali e non solo, con questi colori fluo, la bellezza del senso della fotografia per Angelo Meduri e quindi Scilla, quindi il mito e l'incanto, Mimmo Galelli, il senso della caducità delle cose tra gioco, tra finzione e realtà, e il senso di caducità è data da questa frutta decisa e anche aperta, messa in evidenza però naturalmente è collegata sempre a queste strighe di grano che sono aggettanti, che si avvicinano poi all'occhio dello spettatore. La geometria della linea e del piano per Francesco Logoteta, dove naturalmente la neutralità del bianco accoglie questi che sono degli spazi della memoria, è quasi se fosse in una prospettiva aerea, dove il pensiero altro non è che una serie di strade in orizzontale e verticale che la mente dell'uomo domina dall'alto. Parlavamo di queste particolari rocce sedimentate, Cristina Benedetto, come se fossero dei calanchi, in un certo senso lei va a rappresentarli in questa striatura di colore veloce e dinamico, con queste atmosfere, per cui ecco, il movimento illuminotecnico e anche perché no, il senso surreale circonda poi il paesaggio. Domenico Pullano, anche in figura di Rismo, vive poi di che cosa? Di elementi della natura che ci circondano, per cui noi la ritroviamo così come la natura ce la consegna. Manuela Lucarà, guardate come l'immagine di questi campi di grano, la raccolta del grano viene mossa da questa lente che ingrandisce e rende tutto veloce e dinamico. E come il potere della fotografia può ingigantire in un plot immaginifico ciò che potrebbe essere banale ai nostri occhi. E come praticamente questo grano viene raccolto e che diventa che cosa? Geometria di segni. Vedete, tutto un po' precario e tutto sottoposto a un continuo movimento. Grazie a Papalia, che è ancora il figurativismo degli antichi mestieri e delle donne di un tempo, Chiesa a Roma e quindi questa visione dell'elemento femminile dove conta più l'essere o l'apparire, Rosa Barberio, l'immagine veloce e dinamica nella giusta posizione del colore. E poi l'omaggio a Mattia Preti di Maria Teresa Cereto con San nostro San Francesco, dove emerge ecco, la figura chiara di tradizione. E poi Graziella Collistra, parlavamo prima di queste incisioni serigrafiche in cui ecco, l'elemento divino e sacro diventa poi un richiamo iconografico, cioè sempre uguale è identico a se stesso. E Vincenzo Lia, il paesaggio praticamente di Scilla, che viene quasi sottoposto a un miglioramento del segno, perché in effetti Scilla ha più questa predisposizione alla vita dei pescatori, ma qui in un certo senso viene reso più scenografico e più coreografico, magari in quel senso della pulizia del segno di come dovrebbe essere, come dovrebbero essere i nostri centri urbani. E poi l'esplosione del colore, questo Big Ben di Adele Leanza e ancora Lia Antonini. Guardate la superficie che diventa momento dove affidare i propri pensieri, libertà, Angelo, Giulietta, cioè come nella vita esistono tante superfici di immagine, cioè quella che i ragazzi quotidianamente utilizzano nei centri urbani o nei piccoli muri che diventano delle vere e proprie lavagne su cui scrivere i propri pensieri. E allora il giovane pensa, ma pensa nel caos della memoria. E poi l'elemento marino appunto di Adele Leanza, questo per dimostrare che cosa? Che ognuno di loro ha un messaggio intellegibile, un momento diverso dall'altro che connotano ancora una volta
come conta il segno e il disegno. Senza disegno non ci può essere segno, non ci può essere neanche quella stilizzazione stilistica e quel miglioramento diciamo del messaggio che viene mediato da puri artisti calabresi che stasera sicuramente credo abbiano lasciato un piccolo segno della loro crescita umana, professionale e di vita.